Today we cook the roasted onion of Tarragona. The ingredients are onion, wild marjoram, pepper, oil of first quality olive. Let's take two onions and let's put them in the oven at 200 degrees. It would work better with a stone oven. About 20 to 25 minutes. Then let's take the onions and let's clean them. Let's break them into big pieces. Let's put some pepper, wild marjoram, kitchen salt, oil of first quality olive. The dish is ready. Facciamo pezzettini un po' grossi. Vino dopo acqua e picanci, tutti quanti vanno. E non mi dire l'aglio, e non mi dire... Un po' di peperoncino. Dell'origano. Un po' di sale. E dell'olio extravergine di oliva. Il piatto è pronto. Amici, prima che venite, ricordatevi, che se ogni cane che ti abbai appresso ci tira una pietra, non ti basta un tempo, la tua vita. Rincia capanna, vino dopo acqua e picanna, tutti questi mamma co, e non mi dire l'aria, e non mi dire brutto. Se non mi pinno tutto, tutto mi pinnerò. E dal reward, rincia cabina, pinno topacca carabina, tutti un cento corpi mi sparo. Alla cipolla arrostita, una cipolla molto semplice da preparare. In pratica basta mettere una cipolla, come avete visto, nel nostro, in un forno di pietra o un forno che avete a casa, portarla a cottura, e poi aggiungere del buon olio extravergine d'oliva, origano, del sale, peperoncino se a piacere e dell'aceto.